Benvenuti all'angolo del focolare, buona settimana a tutti. Scusate il rumore di sottofondo, ma c'è Sole di là che sta giocando con la nonna e io ne sto approfittando di avere una nonna a disposizione per sistemare l'ingresso. Il cassetto qui è veramente il delirio più totale, mi vergogno sinceramente anche a mostrarvelo. Qui sotto uguale. La parte delle scarpe, in realtà, essendo quotidianamente in uso, è abbastanza in ordine, perché comunque ci sono le scarpe di reale e quotidiano utilizzo, per cui è abbastanza a posto. Il problema è appunto il cassetto e le borse. Sulle borse dobbiamo fare un discorso approfondito e bisogna fare un bel lavoro, per cui io inizio e mentre faccio magari vi racconto. Inizio svuotando tutto il cassetto, ci sono un sacco di cose che non c'entrano, e preparo lo zaino con le cose di mia figlia per lasciarlo in macchina con tutto il contenuto per cambi e simili. Poi preparo le borse per la primavera. Ho smesso di usarle da quando sono diventata mamma, però adesso vorrei iniziare a riutilizzarle. Tutte le mie cose stanno dentro questa piccola pochette, le borse in realtà mi servono per guanti, sciarpe e simili. Inizio poi a svuotare il cassetto, questo sì, era davvero pieno di tantissime cose inutili, tra l'altro che non dovevano essere qui. Ci sono ancora residui del viaggio che abbiamo fatto in Cina per andare ad adottare la nostra bimba, quindi soldi, passaporti vari, un palloncino, c'erano sì le lucine del Natale, occhiali vecchi, e quindi tiro via letteralmente tutto quello che non serve. Il cassetto in ingresso deve essere un posto dove so che ci sono tutte le cose che mi servono subito prima di partire di casa: i fazzoletti, lo spray antizanzare, una crema per le mani, il burro cacao, la spazzola per i cappotti e tutte queste cose qui. Avere un ingresso in ordine ci permette di sapere dove sono le cose e quindi di partire più velocemente la mattina, e anche quando poi rientriamo la sera di sapere dove mettere le nostre cose senza buttarle in giro per casa, che fanno solo disordine. È un piccolo passo per avere una casa più in ordine. Ed ecco come davvero in un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, e sono riuscita a risolvere, a sistemare un angolino di casa che mi angosciava e che mi generava stress. Ogni volta che dovevo uscire di casa, cercare le cose qui dentro era davvero impossibile. Adesso uscire di casa mi sarà molto più semplice, anzi ho anche trovato due grandi tesori. Uno, il borsellino che non trovavo più e che adesso può diventare il portafoglio di Sole, e tesoro quasi più grande. E questi sono dei biglietti per il cinema e sarebbe un'ottima scusa appunto pensare di riutilizzarli. Invito anche voi, se non a sistemare un angolino della vostra casa, almeno ogni tanto, se potete, ad uscire con vostro marito, perché un'uscita romantica ogni tanto è sempre bello. Spero di esservi stata di ispirazione, di nuovo se non a sistemare, ad uscire. Vi mando un bacio, vi saluto e alla prossima. Ciao!